Ciao a tutti e bentornati nel Basic Christmas, la rubrica in cui ogni giorno vi do delle idee regalo per Natale. Andiamo a scoprire che cosa si cela dietro la casellina di oggi. Oggi parleremo di regali da fare ai ragazzi. In tantissimi mi avete chiesto di dare delle idee regalo anche per i vari fidanzati, migliori amici, papà, insomma tutte quelle persone che magari non apprezzano se gli si regala un rossetto e quindi magari preferirebbero altro. Beh, oggi vi darò quindi tre idee regalo low cost per, diciamo, tre tipologie diverse di ragazzo, di uomo, maschio, alfa, come lo volete chiamare. Il primo regalo che vi posso consigliare super low cost è il set da barba di Tiger. Eccolo qua. Allora, più o meno qualsiasi ragazzo al mondo si fa la barba, tendenzialmente, quasi tutti. Quindi diciamo che è un regalo abbastanza universale, poi c'è chi se la cura, se la tiene, allora si mette il balsamo barba, la crema, fa lo shampoo, li pettina, eccetera. Ok, per quelle persone ci sono le cose apposite, vi consiglio di andare magari da un barbiere che rivenda anche prodotti e prendere cose di super qualità. Invece, per chi semplicemente si fa la barba, tipo Vito, cioè semplicemente si toglie, non ne ha neanche tanto dato che sembra un sedicenne, però comunque se la fa. Quindi in realtà io questo qua l'ho preso da regalare a lui, perché questa cosa della barba è diventata, non lo so, una nostra lotta continua, perché poi lascia tutti i rasoi in giro, io vi giuro lo odio, e quindi ho deciso che acquistavo questo meraviglioso set per farsi la barba, non tanto per il rasoio che secondo me non saprà neanche come usare, ma più per proprio la composizione che mi piace un sacco da tenere in bagno, e al posto di questo rasoio credo che gli metterò un rasoio vero da uomo adulto, di quelli proprio super pesanti, con 2000 lame intercambiabili, insomma, e quindi farò questo gesto qua, voilà, così almeno lui si può spalmare la schiuma da barba con questo meraviglioso spatolino e utilizzare il suo meraviglioso rasoio. E questa meraviglia costa 6 euro, poi il rasoio, vabbè, dipende quale prendete, però solo questo costa 6 euro, e secondo me è un'idea carina per il bagno, per tenere in ordine comunque tutta la questione barba, che vi giuro che mi manda fuori di testa, perché il nostro bagno è piccolo, non ci sta tanta roba e quindi trovare sempre le cose in giro è un fastidio che non vi dico, per cui è un regalo più per me che per lui, però è anche un po' per lui. Un'altra idea regalo che va bene o per dei bambini, oppure se il vostro fidanzato o il vostro amico, il vostro papà anche, è un eterno ragazzino che adora gli sport e adora giocare. Allora, sempre da Tiger sono disponibili un sacco di giochi da tavolo, però giochi sportivi, oppure da bagno, cioè c'è tipo il golf da bagno, cioè ci sono le freccette da bagno che voi le appendete uno mentre è seduto, insomma, a fare le cose che deve fare, può giocare a freccette, c'è il biliardo, c'è il bowling, eccetera. Io oggi, dato che a Vito tendenzialmente piace, e quindi tutte queste cose le ho comprate perché poi gliele regalo davvero, perché tra l'altro è anche già stato il suo compleanno il 10 dicembre, per cui dovevo regalargli delle cose e quindi gli ho regalato queste, e quindi gli ho preso il basketball da tavolo. Praticamente questa meraviglia, che costa solamente 7 euro, è stupenda, cioè vi giuro, è adorabile. Praticamente, ora io l'ho già montato ovviamente, si posiziona sul tavolo, si può giocare in due ovviamente, ci sono i rossi, ci sono i blu, ci sono le palline rosse e le palline blu, che ovviamente andranno tolte, e bisogna fare canestro nei vari buchi, e ogni buco ha un punteggio, per cui potete sfidarvi a sfide infinite di questo giochino in cui semplicemente chi fa più punti vince, ovviamente. Secondo me è una cosa molto carina, appunto, può andare bene per un bambino, per un ragazzino, oppure per chi sapete che adora queste cose e che comunque, anche se ha superato di gran lunga la maggiore età, continuerà ad adorare. Potete poi nel caso anche usare questo giochino come pretesto della serie: se vinci tu facciamo questa cosa, se vinco io, e poi truccarlo in qualche modo in modo che vinciate voi. Comunque questo è un altro discorso che affronteremo in un altro video. Comunque l'ultima idea regalo è per quella persona, quindi sicuramente con altri prodotti è anche riciclabile per una donna, per una ragazza, ma comunque per quella persona che viaggia molto. Vito, per esempio, è uno che ovviamente viaggia tantissimo e non è mai a casa, e ovviamente viaggiare significa anche che non ti puoi portare dietro la casa. Una cosa che trovo veramente molto molto carina e soprattutto utile è fare un mini kit da viaggio di cose essenziali che possono servire, insomma, appunto in un viaggio. Quindi ho preso una mini schiuma da barba che tra l'altro andrà insieme al kit del rasoio,
della Nivea, la Sensitive, perché lui è molto sensibile, la pelle è molto sensibile, quindi gli ho preso quella sensibile, e appunto la mini size. Sono tutte mini size che infatti vanno bene proprio per andare in aereo magari solo col bagaglio a mano. Vito viaggia sempre col bagaglio a mano e quindi ha bisogno delle mini size, e quindi gli ho fatto un bel kit. Poi il dopo barba, ovviamente uno styling gel che fa sempre comodo per tenere i capelli in ordine, un deodorante che non può mai mancare assolutamente, e uno spazzolino da viaggio con dentifricio da viaggio. Il tutto ovviamente può essere messo dentro una bella pochette e potete regalarlo magari insieme a un portapassaporto un po' carino, non lo so. Può essere secondo me un'idea molto molto carina, ma soprattutto super utile per chi sapete che magari viaggia tanto e quindi ha sempre bisogno di queste mini size. Magari potete anche aggiungere una mini size di un profumo o di qualsiasi altra cosa che possa essere utile in un viaggio. E voilà, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia utile insomma per trovare delle idee anche per i vostri lui. Se così lasciate un like e iscrivetevi al canale, e se siete arrivati a questo punto del video commentate con, non so se esiste un uomo barbuto come emoji, ma se esiste voglio un emoji dell'uomo barbuto. Forse c'è solo Babbo Natale, non lo so. Commentate con Babbo Natale. E noi ci vediamo domani per un altro Basic Christmas. Peace out.